test sugli over 80 vaccinati per capire la loro risposta anticorpale. Questo è il nuovo progetto della regione in vista dell'autunno per poi programmare un'eventuale terza dose, così il presidente Zaia oggi a Marghera. Un uomo di 67 anni non vaccinato è morto all'ospedale Cafoncello, si trovava in terapia intensiva, il decesso avvenuto sabato ne è stato registrato nelle ultime ore. Da oggi il Green Pass è obbligatorio anche per i lavoratori che accedono alle mense aziendali. La CGIL, per chi non ce l'ha, l'azienda deve garantire un'alternativa come il cestino da asporto. Tragedia nella mattina di Ferragosto a Tambre, un ciclista è morto nello scontro con un'auto, la vittima è il triatleta di Vittorio Veneto Maurizio Casagrande, cordoglio nel mondo sportivo. Un furioso incendio si è sviluppato nella serata di ieri nei garage sotterranei di una serie di condomini a Cairano di San Marco, l'ipotesi del cortocircuito, danni ingentissimi. Ancora furti nel fine settimana di Ferragosto tra Maserada, Breda e Carbonera, Candelù, casa svaligiata, malgrado in giardino i proprietari stessero festeggiando un compleanno. Covid, all'ospedale San Martino di Belluno sale il numero dei ricoverati a causa del virus. Dal pomeriggio di oggi nel reparto di malattie infettive anche una bambina di appena 12 anni. Pantere bloccate dal Covid, non è mai iniziata. La prima seduta di allenamento pubblica dell'Imoco Volley è stata sospesa per un caso di positività tra lo staff. La preparazione si fa così, online. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano la nuova mossa della regione del Veneto per contrastare il virus anche in vista dell'autunno, ovvero una campagna di test, di monitoraggio sugli over 80 vaccinati per capire la loro risposta anticorpale al virus. Questo per programmare eventualmente una terza dose. Questo l'annuncio oggi da Marghera del governatore Zaia. Partiamo da qui. Non sto dicendo che è giusto fare la terza dose, sto dicendo vogliamo testare ad esempio gli ultra ottantenni, ed è un lavoro che noi vogliamo fare, ve lo anticipo, a campione per capire anche l'evoluzione che hanno avuto queste coperture anticorpali. Fermo qui, però si sappia che nel mondo si stanno facendo questi ragionamenti e vedo che in Italia ancora, insomma, forse c'è Ferragosto, pesa, però direi che dopo domani è già autunno. Passato il Ferragosto, la questione per il presidente Zaia è quanto mai urgente, anche alla luce di quanto sta avvenendo in Israele, dove si registra una recrudescenza del virus tra gli over 65, complice anche l'allentamento delle misure anti-Covid già inizio primavera. Uno studio dei titoli anticorpali, questo quindi il progetto di Zaia, che permetta di capire come e quando programmare un'eventuale terza dose sui soggetti più anziani. Penso che noi dobbiamo prepararci per l'autunno, ma non pensando che venga giù di lui, semplicemente per cercare di gestire questa fase di convivenza nella maniera più opportuna. Spero che a livello nazionale questa sia un tema che si vada ad affrontare. Se il tema per gli over 80 è l'ipotesi terza dose, per i più giovani è quello della vaccinazione to cure, anche in vista del rientro a scuola. Da venerdì scorso in Veneto i ragazzi dai 12 ai 25 anni possono accedere liberamente ai VaxPoint. In questi giorni ne hanno approfittato in poco più di 1800, un dato che Zaia comunque rivendica. Di noi chi è che sarebbe andato a vaccinarsi a Ferragosto? Cioè, considerate che il periodo non è proprio dei migliori. 1832 su 13.700, quello che è buono. Sono quasi 2.000 ragazzi sono andati in accesso diretto. Altro fronte, quello delle cure domiciliari. Nelle settimane in cui diverse sono le manifestazioni di piazza sul tema anche a Nord-Est, terapie che spesso il popolo Novax vede come alternativa allo stesso vaccino. Voglio ricordare che tutti i medici del Veneto utilizzano e possono farlo in scienza e coscienza tutti i farmaci autorizzati EMA sul mercato. Cioè non è che debbono strettamente restare legati a un protocollo che dà semplicemente delle linee guida di riferimento. 446.000 positivi, almeno 420.000 curati a casa. L'idrossiclorochina è un esempio, no? Quanto abbiamo sentito dire che era la soluzione a tutti i mali. Io non sono un medico, non ve lo so dire, no? Ma che sia chiaro che in Veneto non è proibito utilizzarla. Strettamente connesso il tema degli operatori sociosanitari Novax con la regione che aggiorna la contabilità delle sospensioni già attive e conseguenti riorganizzazioni di personale. Siamo attorno alle 100 persone sospese tra tutte le USL del Veneto, eravamo a 90 la settimana, mi sembra, insomma inizio settimana scorsa, quindi siamo sicuramente sulle 100 persone sospese.
E l'USL 6 ha sospeso anche alcuni medici di medicina generale, quindi alcuni medici di famiglia, dirottando poi gli assistiti sui medici di continuità assistenziale e su altri medici. Un uomo di 67 anni non vaccinato è morto all'ospedale Cafoncello di Treviso. Si trovava in terapia intensiva dove era stato portato dopo un ricovero nel reparto di malattie infettive. L'uomo, va sottolineato, non aveva ricevuto nemmeno la prima dose, quindi non aveva iniziato il ciclo vaccinale. Il decesso è avvenuto sabato, ma è stato registrato nell'ultimo bollettino di Azienda Zero e Regione del Veneto. Tra l'altro oggi si sono registrati due nuovi ricoveri per Covid, uno in terapia intensiva a Treviso, un altro nel reparto di medicina di Vittorio Veneto. E arriviamo ad una comunicazione di servizio che riguarda i tamponi. Si ricorda che i tamponi a pagamento presso i Covid Point di Treviso con Eliano Altivole possono essere effettuati previa prenotazione allo 0422210701. Il pagamento può essere fatto online dal sito dell'ULS 2, i punti gialli, o direttamente sul posto tramite POS all'ex dogana. I prezzi sono quelli ormai noti, ovvero 8 euro per i minori tra i 12 e i 17 anni, 15 euro per le persone dai 18 anni in su, 22 euro per tutti coloro che non fruiscono dell'assistenza sanitaria nazionale. Da oggi in vigore anche i nuovi orari. Altivole e Conegliano saranno attivi solo la mattina dalle 8 alle 14, dal lunedì al sabato. Invariati gli orari dei punti tampone di Treviso all'ex dogana e in quello di Oderzo. E connesso al tema dei tamponi è quello del Green Pass, che da oggi è obbligatorio anche per i lavoratori che accedono alle mense aziendali, un fronte che sta diventando molto caldo. Questa è la posizione della CGIL trevigiana. Green Pass obbligatorio per accedere alla mensa aziendale, che viene ora equiparata ad un qualsiasi ristorante. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Palazzo Chigi ha chiarito i dubbi pubblicando una FAQ nella quale si precisa che i lavoratori per accedere alla mensa o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione devono essere muniti di certificazione verde. Noi non contestiamo questo, contestiamo il fatto che laddove c'è il servizio mensa, se ci sono dei lavoratori che non possono accedervi, ci deve essere un servizio alternativo. Un servizio alternativo quindi che potrebbe essere, secondo voi? È un cestino da asporto, ad esempio, o una modalità diversa di somministrare il pasto, perché uno al ristorante ci va perché lo decide lui personalmente. La mensa è un aspetto contrattuale e va garantita ai lavoratori indipendentemente dal tipo di vaccinazione che hanno fatto. Nella marca al momento non sono segnalate criticità, diverse aziende del resto sono chiuse per ferie. Capiremo nei prossimi giorni che cosa succederà, teniamo monitorato il territorio, le aziende, proprio per capire questo e come intervenire. Doveva essere il giorno del grande ritorno in campo con tanto di tifosi sugli spalti, ma il primo allenamento stagionale dell'Imoco Volley previsto nel pomeriggio è stato annullato in quanto dai tamponi molecolari effettuati questa mattina è emerso un caso di positività al Covid asintomatico nel gruppo squadra composto da giocatrici e staff. L'annuncio lo vedete sui mezzi ufficiali della squadra. L'inizio dell'allenamento era previsto per le 16:30 nella palestra comunale di Rua di Feletto. Le giocatrici ora dovranno rimanere in isolamento nei loro appartamenti per le prossime 48 ore, dopodiché tutto il gruppo squadra dovrà sottoporsi ad un nuovo giro di tamponi. Nel frattempo le Pantere hanno iniziato una sessione di allenamento con il loro preparatore atletico rigorosamente online. E veniamo alla cronaca, un'ampia pagina di cronaca, e iniziamo dalla tragedia che si è registrata ieri mattina a Tambre in Alpago, dove un ciclista è morto nello scontro con un'auto. La vittima è il triatleta di Vittorio Veneto Maurizio Casagrande. In città e soprattutto nel mondo sportivo è lutto.
Scendeva con la sua bici da corsa lungo la provinciale che da Val de Noguer conduce a Tambre, quando, per cause ancora da chiarire, si è trovato di fronte ad una Fiat Punto che non è riuscito ad evitare. L'impatto violento è stato fatale per Maurizio Casagrande, noto triatleta 44enne di Vittorio Veneto. I soccorsi, pur tempestivi, sono risultati vani. Il decesso dell'uomo è stato dichiarato sul posto e la salma, dopo il nulla osta della magistratura, è stata ricomposta e consegnata al carro funebre. I carabinieri di Alpago hanno eseguito i rilievi di legge che saranno utili a definire la dinamica del terribile incidente. Sportivo molto conosciuto nella Marca, ma anche a Pordenone, città della società Reaction, per la quale gareggiava e della quale era componente del consiglio direttivo. Di professione piastrellista, Maurizio Casagrande aveva una grandissima passione per lo sport, il triathlon in particolare. In sua memoria stanno organizzando una raccolta fondi gli amici del gruppo La Fenice, che con lui si allenavano in bici. L'avevano salutato anche ieri mattina a Fregona, mentre affrontava quel giro verso l'Alpago che tante volte aveva fatto anche alzandosi all'alba pur di coltivare la sua passione sportiva. Sulla pagina Facebook della Reaction Triathlon un post lo ricorda con affetto. Da oggi sarà tutto più difficile. Questa mattina Maurizio è salito in bici per il solito giro senza immaginare che potesse essere l'ultimo. Quando succedono queste tragedie non ci sono parole che possano mitigare il dolore, quindi lo vogliamo ricordare sorridente e ironico come al solito. Ciao Mao, ci vediamo al prossimo triathlon. Maurizio Casagrande lascia i genitori, la sorella e l'amato nipote. La famiglia, in un grande gesto d'amore, ha deciso di donare gli organi. La cronaca ci porta a Cairano di San Marco per un furioso incendio che si è sviluppato nella serata di ieri nei garage sotterranei di una serie di condomini. Ieri sera, alle 8 di sera, c'erano le fiamme che venivano fuori dal condominio, dal garage. Veniva su dai bocchi del lupo il fumo, il fumo veniva su da tutte e l'avvolgeva tutto il stabile. Faceva anche impressione, So che da qua te vedete, è un fungo atomico, una roba. Testimonianza del furioso incendio che si è sviluppato ieri sera nei sotterranei di questi condomini tra via Sant'Antonio e via Cadore a Cairano di San Marco. Un pomeriggio di Ferragosto scivolato via serenamente fino a quando da queste bocche di lupo ha iniziato ad uscire del fumo acre. Sotto ci sono 8 auto parcheggiate e diverso materiale negli 11 garage dei 3 condomini. Subito sono arrivati i vigili del fuoco da Montebelluna, Asolo e da Treviso che nel giro di un'ora e mezza sono riusciti a spegnere le fiamme partite da un solo garage andato completamente distrutto, mentre l'abitazione sovrastante al momento è stata dichiarata inagibile. Nessun ferito o intossicato dal fumo, che comunque ha invaso tutti gli appartamenti annerendo anche la facciata di una delle abitazioni. Danni ingenti anche per gli altri condomini e in genere per tutta la struttura sotterranea. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Montebelluna per stabilire le cause del rogo. Scattata subito l'ipotesi del barbecue ancora rovente riposto in garage dopo la grigliata, ferragostana si propende per un cortocircuito di natura accidentale. Questa mattina nuovo sopralluogo dei carabinieri ai garage ancora interdetti ai proprietari. Bisogna aspettare. L'amministratore ha detto che bisogna aspettare che arriva l'assicuratore. Ed è di 8 persone ferite il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto la sera di Ferragosto alle ore 19 circa lungo via Castellana, all'incrocio con via del Commercio. Siamo a Castelfranco Veneto. Ad avere la peggio è stato un bimbo di 8 anni che nell'impatto ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale Cafoncelli in elisoccorso. Altre 7 persone sono rimaste lievemente ferite, tra loro anche un bimbo di 4 anni. Ma le condizioni di tutti, a partire dai bambini, sono migliorate notevolmente nella giornata di oggi. E dopo il caldo record degli ultimi giorni, le previsioni meteo per le prossime ore, per la serata, indicano una fase di instabilità in arrivo con rovesci e temporali. I fenomeni più intensi sono attesi sul Bellunese e nella fascia pedemontana della provincia di Treviso, dove non si escludono per l'appunto temporali localmente intensi con consistenti rovesci, ma anche grandinate e forti raffiche di vento. L'esaurimento dei fenomeni si prevede già nella notte. L'avviso di criticità idrogeologica pubblicata dal Centro di Prevenzione del Veneto della Protezione Civile sarà valido fino alle 3 di questa notte.
E ritorniamo alla cronaca. Ancora furti si sono registrati nel fine settimana di Ferragosto tra Maserada, Breda e Carbonera. A Candelù in particolare una casa è stata svaligiata malgrado i proprietari fossero presenti. Casa svaligiata mentre in giardino in 17 festeggiavano un compleanno. Una serata finita male, quella di venerdì, in Via della Libertà a Candelù per la famiglia Zampieri. In casa mia mi hanno rovesciato la casa da sotto sopra. Noi eravamo a pranzo, a cena in 17 là, con 7-8 uomini che se li pescavamo non so cosa succedeva. Vabbè, noi eravamo qua in 17, a tavola abbiamo fatto festa di compleanno del mio fratello. Io ho portato dentro il primo coso di piatti e loro erano già, credo, passati. Però dopo mi sono accorta a luna, là, quando siamo andate a letto, che avevo tutti i cassetti. Non hanno fatto un cassetto solo così, ma tutti i cassetti, perfino qua in garage, che qua, guarda, qua dentro ho il garage e l'armadio, ho aperto tutte le borse, tutto fin qua e noi eravamo là. I malviventi sono entrati dalla tapparella al piano terra, quella della stanza da letto della signora Fedora. Dopo sono tornati sabato sera, ma sempre presto, 9:30 anche sabato. E sono scesi dalla macchina e si sono dileguati in mezzo ai campi e la macchina stava facendo retromarcia per andarsene e urlando, facendo rumore, uno è risalito, gli altri si sono dileguati comunque. Gli Zampieri hanno esploso anche dei petardi per farli allontanare. Restano l'amarezza e l'inquietudine. Si resta in allerta, quindi non si dorme più tranquilli. Ladri, probabilmente gli stessi, che sempre sabato sera sono stati visti scappare a piedi dalla casa confinante, mentre ieri sera, Ferragosto, altri malviventi erano in azione a Bibandi Carbonera, in vicolo Casette, a casa di un'altra Zampieri, Cinzia, come testimoniano le impronte ancora a terra. Non sono riusciti ad entrare. Certo. Tutto qua. Adesso sì, adesso, più che altro adesso. Non al momento, però quando ce ne siamo accorti, un attimo di pensiero. Ma oggi più di ieri. Stradina abbattuta dai ladri, visto che solo una settimana fa dei malviventi si sono arrampicati sulla grondaia di questa casa raggiungendo il primo piano, mentre la famiglia era all'interno a guardare la televisione, lasciando dietro di sé, anche in questo caso, danni e sconcerto. Un lutto ha colpito la medicina italiana, in particolare la chirurgia generale. Sabato scorso si è spento all'età di 78 anni nella sua casa di Viale, Brigata Marche, a Treviso, il professor Attilio Maria Farinon, figlio dello storico direttore della cartiera Burgo e figura rilevante nel panorama chirurgico nazionale. Considerevole l'apporto di ricerca scientifica che ha saputo dare nel corso di un lavoro più che quarantennale. Prima presso il complesso integrato Columbus e poi acquisita la direzione della cattedra nel Policlinico Universitario Tor Vergata, che ha alternato alla docenza al Bambin Gesù. Numerosi testi in materia che portano la sua firma, costante riferimento per i chirurghi di tutto il mondo. Le esequie sono state fissate per domani alle 10:45 nella chiesa di Santa Maria del Rovere a Treviso. Parliamo ora di opere pubbliche, in particolare di superstrada Pedemontana Veneta. Bisogna lavorare come abbiamo dimostrato con il Covid, con le infrastrutture. Si ricorda la Pedemontana? Quanti dicevano lì appollaiati, Zaia non la farà, lì i cantieri sono saltati. Alla fine annuncio che a fine anno l'apriremo tutta, lo annuncio qui in diretta ad Antenna 3, l'apriremo tutta, quindi arriveremo a Spresiano e arriveremo a Montecchio. Accelera il cantiere della Pedemontana e l'ulteriore traguardo di Spresiano è dietro l'angolo. Lo ha annunciato in diretta nel corso del nostro telegiornale domenicale il presidente Luca Zaia, a poco meno di 3 mesi dall'inaugurazione del tratto fra Bassano e Montebelluna. Insomma, si va avanti e contemporaneamente vanno avanti le opere complementari, come l'attesa rotonda davanti all'Odissea di competenza ANAS. Stanno completando gli espropri. Io presumo che entro la primavera del prossimo anno, massimo l'inizio dell'estate, inizieranno i lavori, per poi arrivare a concludersi entro la fine del 2022. E a proposito di viabilità secondaria, un'altra opera prenderà forma nei prossimi mesi. Stiamo andando avanti a spron battuto con una strada che collegherà praticamente la strada di Contarina del Velodromo con la provinciale, quindi con via Liviana Scatolon, sul territorio di Villorba,
Una strada che verrà finanziata dal comune di Villorba, dalla provincia, dal comune di Spresiano. L'altro tema collegato è quello dei pedaggi scontati per i residenti e le imprese, questione che per i sindaci che insistono lungo la nuova arteria resta fondamentale. Adesso mi fa molto piacere che se ne parli e che se ne parli anche a ragion veduta, ecco, non così per parlarne, e il fatto che la regione stia facendo dei conteggi a riguardo sicuramente è molto positivo. Parliamo del Ferragosto a Treviso tra arte e musei, sono state infatti 200 le persone che tra Santa Caterina e il Bailo hanno deciso di trascorrere il 15 di agosto ammirando le opere d'arte in città, un numero significativo anche alla luce delle temperature del Green Pass che è obbligatorio, lo ricordiamo, per entrare in tutti i musei. Intanto ieri, giornata di Ferragosto, proprio a Treviso si è rinnovata alla Madonna Granda l'offerta del cero votivo alla Vergine. Il cero che la città di Treviso dona alla Vergine, a Santa Maria Maggiore, entra nel santuario nel secondo Ferragosto di pandemia. La preghiera a Maria nel giorno dell'Assunzione al cielo rimane la stessa, rivolta però con maggiore consapevolezza di quello che si è fatto e si sta facendo per uscire dalla morsa del virus. In chiesa il sindaco Mario Conte, la giunta e i consiglieri comunali, a celebrare il vicario generale Monsignor Giuliano Brugnotto, che fa le veci del vescovo Michele Tomasi, ancora convalescente per l'infortunio occorsogli in montagna. Ma vogliamo fin da subito ricordarlo e affidarlo attraverso l'intercessione di Maria al Signore, perché dopo una veloce guarigione possa tornare a vivere il servizio di presidenza della nostra comunità diocesana. Un'offerta con radici in là nei secoli, quella di Treviso alla Vergine, risalente al 1302 e rinnovata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo semplice gesto assume il carattere del ringraziamento, un ringraziamento dalle origini antiche per la pace donata in questa città e, come è stato ricordato, un ringraziamento tutto speciale rinnovato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Del secolo scorso, che ha rovinato anche questa chiesa nella sua navata centrale e oltre metà della facciata. Una preghiera accorata, quella rivolta dai trevigiani ancora oggi alla Madre di Gesù per avere la forza di arrivare alla fine della lotta contro il Covid. Lodiamo il Signore con lei, perché anche in questo lungo tempo di pandemia non è venuta meno la speranza. Il Signore ci è stato accanto e ci è stato accanto anche con sua madre. E guardando alla ripresa del lavoro e delle attività economiche, come pure alla ripresa della scuola, preghiamo con le parole del Vescovo: Santa Maria, Madre carissima, benedici e proteggi la nostra città, perché diventi spazio di solidarietà, giardino di pace, laboratorio di futuro, per tutti, insieme. Santa Maria, Madre carissima, prega per noi. E la tradizione è rimasta immutata anche ieri sera, grande partecipazione per il concerto dell'Assunta. Restiamo sempre a Treviso. No. Difficilmente ci si scorderà di questa edizione del concerto dell'Assunta, che si è tenuto ieri sera per il secondo anno nell'ampio piazzale Burchiellati, anziché nella storica sede di piazza di Santa Maria Maggiore. 800 i posti a sedere, tutti accessibili con Green Pass e tutti esauriti dai trevigiani che non hanno voluto perdere una serata dove, accanto ai classici della lirica, l'Orchestra Filarmonia Veneta ha proposto anche brani popolari, tornando, secondo molti, alle origini di un concerto sempre atteso dai trevigiani. Immancabile l'omaggio a Mario Del Monaco, anche se molti su queste note hanno ripensato alla recente scomparsa di Vittorio Zanini, da sempre sostenitore del concerto ferragostano.
Nota che nel corso della serata hanno letteralmente ammaliato anche tanti curiosi, portando ad oltre 1500 gli spettatori rapiti dalle voci dei tre tenori Fabio Armiliato, Walter Fraccaro e Cristian Ricci, ma anche dei virtuosismi dell'orchestra assolutamente a proprio agio sia nell'esecuzione del Nabucco di Verdi come in Libertango di Astor Piazzolla. Due ore di programma con il pubblico che al termine dell'esibizione si è alzato in piedi come non accadeva da anni e il sindaco Mario Conte che ha scherzosamente tentato di dirigere l'orchestra. Infine il gran finale con l'aria pucciniana dalla Turandot nel segno della fiducia verso il futuro e un arrivederci al 2022 sempre in piazzale Burchiellati. Queste quindi le suggestioni del concerto dell'Assunta raccontate dal nostro Lucio Zanato. Adesso andiamo a Belluno. In apertura il gravissimo incidente stradale che si è registrato ieri sera poco prima delle 23 a Valle di Cadore. Un'auto è uscita autonomamente di strada e ha finito la sua corsa contro il muro di un'abitazione. Tutti e cinque gli occupanti dell'auto sono rimasti feriti, incastrati fra le lamiere. I vigili del fuoco hanno dovuto ricorrere a cesoie, martinetti e divaricatori idraulici per estrarre i giovani poco più che ventenni e tutti bellunesi presi in cura dai sanitari del SUEM 118. Per tre la prognosi è ancora riservata. Due giovani sono stati trasferiti nella terapia intensiva dell'ospedale di Belluno. Uno è stato elitrasportato da Trentino Emergenza all'ospedale di Trento. Meno preoccupanti le condizioni di salute degli altri due occupanti dell'auto. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo la mezzanotte. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri che stanno svolgendo tutti gli accertamenti utili a ricostruire causa e dinamica di questo incidente. Ed è stato un fine settimana davvero intenso per il personale del comando provinciale dei carabinieri di Belluno, in particolare per il maresciallo negoziatore in forza al nucleo investigativo. Il suo intervento si è reso necessario la vigilia di Ferragosto per far desistere da un gesto estremo un 52enne di Ponte nelle Alpi che si era rivolto al 118 dopo una caduta accidentale in casa. I sanitari giunti nell'abitazione dell'uomo paziente psichiatrico l'avevano trovato con una pistola in mano che poi si è rivelata una scacciacani. Da prima l'uomo li ha minacciati, poi ha rivolto l'arma verso se stesso. Il carabiniere negoziatore è riuscito a convincere l'uomo a lasciare l'arma e a farsi ricoverare. Ieri, invece, attorno alle 13 a Santa Giustina, un uomo di 40 anni, dopo aver litigato con la compagna e i genitori, ha versato sulla propria auto della benzina con lo scopo di incendiarla. Il quarantenne ha dapprima minacciato il padre con un coltello da macellaio, poi si è chiuso in bagno con intenti estremi. Anche in questo caso fondamentale è stato l'intervento del maresciallo negoziatore. E nel pomeriggio di oggi in cattedrale a Belluno l'ultimo saluto a Tonino Zampieri, morto giovedì sera dopo essere precipitato in un dirupo lungo il sentiero che da Ponte Mariano conduce a Case Bortot. L'abbraccio della città è stato collettivo, come ci racconta Tiziana Bolognani. Ringraziare non è solo un atto formale, lo sottolinea Don Rinaldo Ottone, vicario parrocchiale di Longarone, scelto dalla famiglia per onorare Tonino e per esprimere gratitudine nei confronti di chi si è stretto attorno ad essa in un corale abbraccio. Gli ingressi contingentati in cattedrale per le norme anti-Covid non hanno consentito a tutti di seguire il rito funebre celebrato per l'ultimo saluto a Tonino Zampieri, morto giovedì sera in mezzo alle montagne che amava di un amore profondo. Un colpo al cuore, la sua scomparsa improvvisa che ha lasciato attonita l'intera comunità bellunese. In chiesa le voci del coro dell'Ana, presente con i suoi labari, una rappresentanza dei giocatori dell'Hockey Alleghe, di cui Tonino Zampieri era fotografo ufficiale, i volontari del Comitato Policino e gli amici che aveva conosciuto lungo il cammino per la realizzazione del Museo Salvasci. La consolazione che si trova nel sentire la vicinanza umana in momenti così difficili non ha nessun paragone.
vicinanza umana in questi momenti. Il Vangelo parla degli angeli che vegliarono il Santo Sepolcro e Don Rinaldo omaggia così i due volontari del soccorso alpino che hanno vegliato il corpo di Tonino Zampieri per una notte intera prima del recupero all'alba di venerdì scorso. Tonino, un maestro di condivisione, generoso e appassionato, simpatico, eccentrico, volitivo, sorprendente, conviviale e imprevedibile. Don Rinaldo elenca le caratteristiche di Zampieri esprimendo le proprie sensazioni in melodia. Principali di Dio. Ma sono anche le caratteristiche di un amico, di un vero amico. E cosa si può dire a un amico così? Apro gli occhi e ti penso. Tonino Zampieri aveva 65 anni, il suo testamento spirituale era chiuso nelle parole di Goethe che diceva: quanto hai ereditato, riconquistalo se vuoi ereditarlo davvero. A chi resta il compito di riceverlo. Sale il numero delle persone ricoverate per Covid al San Martino di Belluno e da questo pomeriggio nel reparto di malattie infettive è finita anche una bambina di 12 anni, 7 complessivamente i pazienti Covid positivi, dei quali solo uno vaccinato risultato positivo prima dei 14 giorni dalla somministrazione del farmaco. In terapia intensiva resta una paziente cinquantenne in area non critica, ma con quadro severo si trovano 4 pazienti rispettivamente di 55, 63, 64 e 85 anni, due dei quali trattati con ossigenoterapia. In malattie infettive sono ricoverati un 45enne, un uomo di 89 anni, appunto la bambina di 12 anni di cui vi ho parlato poco fa. Nel weekend due persone sono state trattate con anticorpi monoclonali senza necessità di ricovero. Questo il quadro aggiornato da Belluno. Belluno che, nonostante tutta questa cronaca, sorride, può sorridere dopo un ferragosto decisamente positivo sul fronte turistico, da Cortina alla Val di Zoldo, passando per Lagordino, il commento sembra unanime. Siamo soddisfatti. Certo che la settimana centrale di Ferragosto per noi è proprio il clou della stagione, quindi ci speravamo. Montagna presa d'assalto dai vacanzieri, anche quelli del Mordi e Fuggi ferragostano. Lunghi serpentoni d'auto hanno caratterizzato la viabilità della vigilia, della giornata clou dell'estate, che per le Dolomiti ha riservato grandi soddisfazioni. L'obiettivo che la montagna deve porsi è quello di destagionalizzare, di allargare la forbice, di modo che possa garantire appunto alla montagna attività che hanno una tenuta tutto l'anno e quindi occupazione, perché per noi conta più quella, e poi soprattutto anche nuovi residenti, perché la montagna non può vivere solo col turismo. In Alto Agordino, a Rocca Pietro in modo particolare, il territorio mostra ancora le ferite provocate dalla tempesta Vaia. I turisti però possono venire a vedere quanto e come ci si è mossi, io credo anche in maniera piuttosto significativa, con tantissimi cantieri che non stanno disturbando, io credo, più di tanto il turista, perché abbiamo un territorio molto ampio a livello di chilometri quadrati. Quindi ci si può muovere abbastanza agevolmente. La pandemia ha messo a dura prova le attività ricettive, dai rifugi agli alberghi, anche a causa delle norme anti-Covid che hanno modificato i flussi turistici. Mancano flussi turistici stranieri e ne sentiamo la mancanza, non tanto in questi giorni di Ferragosto dove la nostra clientela è prettamente italiana, ma proprio prima e dopo agosto, che sono per noi mesi classici di frequentazione straniera. Quindi fin tanto che questi flussi non saranno ripristinati avremo comunque una sofferenza di base. Vi ricordo in ultimissima battuta che resta attivo fino alle 3 di questa notte l'avviso di criticità idrogeologica pubblicata dal Centro di Protezione Civile del Veneto. Stato di attenzione, allerta gialla quindi per la rete idraulica secondaria in provincia di Belluno e nella parte alta della provincia di Treviso. Per il momento però non si segnalano interventi né particolari criticità. È tutto.
rotto da Treviso e Belluno. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, vi lascio per l'appunto alle previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Francesco a Caorle, di Villa Giafasana Croazia, di holiday.com. Sicuramente in vacanza. Benvenuti al meteo. Anticiclone africano in declino. Il gran caldo dei giorni scorsi è al capolinea per l'ingresso di correnti più miti provenienti da nord-ovest. Martedì 17 agosto tempo stabile, ma come detto con valori termici in diminuzione. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo asciutto e soleggiato con qualche locale annuvolamento e nubi alte in transito, specie nel corso del pomeriggio. Precipitazioni assenti, venti in pianura moderati da nord-est con rinforzi di bora sulle coste e sulle zone orientali. Temperature più miti, minime tra 13 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stesso scenario, bel tempo con tanto sole e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 26-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, perché qui sarà possibile qualche residuo piovasco al mattino sui settori alpini di confine, tanto sole invece altrove. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giafasana Croazia, di holiday.com. Sicuramente in vacanza.